Cari amici, buongiorno. Esattamente un anno fa, da questo divano, vi porgevo i miei auguri per la giornata mondiale del libro. È passato un anno esatto e non siamo ancora usciti dal tunnel della pandemia, però rispetto all'anno scorso vediamo la luce. L'anno scorso forse ingenuamente ce la immaginavamo la luce, adesso la vediamo con i vaccini. Per cui, mentre l'anno scorso vi, forse anche inconsciamente, per questa situazione di clausura che vivevamo, vi ho parlato della mia fuga dei piombi di Casanova, quest'anno invece vi parlo di Jerome K. Jerome, che è stato uno dei più grandi umoristi della letteratura moderna. Vi parlo dell'Inghilterra del 1800 e fu un bambino nato in povertà, il padre era un pastore, non un pastore delle pecore ovviamente, era un pastore religioso, una madre molto bigotta, ossessiva, ossessionata dal peccato, dalla colpa, dalla punizione, insomma, e quindi è cresciuto in un clima tragico sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista anche, come dire, del clima che si respirava in famiglia. Però lui ha reagito diventando, cioè sviluppando il proprio talento, che evidentemente già aveva, di umorista. Iniziò come giornalista, poi come attore teatrale, poi scrisse dei racconti che un editore notò. No, era una persona molto austera, se lo vedete dalle fotografie. Nelle fotografie uno sguardo quasi, metteva quasi soggezione, eppure era una persona molto di spirito. Pensate che addirittura nella prima guerra mondiale, lui era già ricco e famoso, e avrebbe potuto starsene tranquillamente in casa a godersi il suo successo, ma andò come volontario nei campi di guerra, nella Croce Rossa, quindi rischiare la vita. Quindi, come si direbbe in Francia, chapeau. Un libro di cui vi parlo è questo, I pensieri oziosi di un ozioso, libro per un'oziosa vacanza. È una raccolta di 14 racconti bellissimi, molto divertenti, un umorismo cinico, un po' tagliente, graffiante, un po' una caricatura di una certa piccola borghesia inglese di fine 800. Io vi auguro quindi una buona lettura di questo piccolo capolavoro, qui in un'edizione delle 53 della Burr, ma lo trovate chiaramente in varie edizioni anche online. Ve lo consiglio, auguri a tutti i lettori, a tutti gli autori e anche, perché no, anche a tutti gli editori, per un mondo dove la letteratura torni ad avere lo spazio che merita.